Scopo di questa presentazione è illustrarti il servizio messo a punto da Tech Eurolab per le aziende manifatturiere che hanno necessità di controllare le subforniture oppure i semilavorati prima di introdurli nel processo produttivo. Il controllo in accettazione è una delle fasi critiche del processo. Va da sé che se immettiamo in produzione particolari non conformi, non tarderanno a presentarsi problemi legati al cattivo funzionamento o a rotture precoci del prodotto. In molti casi il controllo in accettazione viene effettuato o dal reparto collaudo oppure demandato al fornitore che viene qualificato per fornire particolari in free pass. Le varianti in gioco nel controllo in accettazione possono essere molteplici. Alcune criticità possono richiedere che il controllo venga eseguito da personale particolarmente qualificato. In altri casi può esserci la necessità di attrezzature particolarmente costose da dedicare al controllo di un numero limitato di particolari. Altre volte si tratta semplicemente di affrontare situazioni di picchi di produzione. In diversi casi, poi, i controlli raddoppiano e possono verificarsi incongruenze tra i risultati dei controlli effettuati dal fornitore e quelli eseguiti dal cliente. Insomma, non sempre il controllo è ottimizzato. Tech Eurolab si propone per affiancare il cliente in questa delicata fase del processo. Il punto principale di un efficace sistema di controllo della conformità dei materiali consiste nello stabilire buoni capitolati di fornitura che contemplino già i capitolati di controllo con evidenziate le caratteristiche critiche. Già in questa fase Tech Eurolab può fornire il proprio supporto andando a definire insieme al cliente i metodi di controllo più idonei sia da un punto di vista tecnico che di contenimento dei costi. L'intervento di Tech Eurolab può proseguire con l'esecuzione dei controlli in modo da assicurare che alla linea di processo giungano solo componenti di provata conformità. Abbiamo chiamato questo servizio Pit Stop Materiali a significare la rapidità dell'intervento ed il rilascio in condizioni ottimali. Allo scopo di assicurare efficienza ed efficacia al processo di controllo, il committente e Tech Eurolab analizzano preliminarmente il processo di fornitura ed identificano tipologia dei controlli, accuratezza richiesta, limiti di accettabilità, metodi di campionamento e quindi numerosità dei controlli. In funzione delle esigenze di processo e delle tipologie di controllo richieste e concordate, si decide se è opportuno eseguire i controlli presso il committente piuttosto che presso i laboratori Tech Eurolab o presso il fornitore o la piattaforma logistica, prima che i materiali vengano inviati al committente. Nel primo caso, ovvero nel caso che sia conveniente eseguire i controlli presso il committente, immediatamente a monte dell'inoltro al processo, il personale Tech Eurolab può intervenire presso la struttura del cliente ed eseguire i controlli utilizzando attrezzature del cliente stesso piuttosto che attrezzature di Tech Eurolab. Il nostro personale potrà operare in autonomia o a supporto del personale del cliente. Nel caso di controllo dimensionale di tolleranze piuttosto ristrette, per le quali si richiede l'utilizzo di strumentazione adeguata e di operare in condizioni ambientali controllate, oppure nel caso di prove non distruttive o di controlli metallurgici non eseguibili in loco, può essere opportuno che il controllo venga eseguito presso i laboratori Tech Eurolab.
In questo caso la nostra organizzazione può prendersi in carico il ritiro dei particolari da collaudare, ritiro che può essere effettuato o presso l'utilizzatore finale o presso il fornitore o presso la piattaforma logistica, il controllo dei particolari e la riconsegna all'utilizzatore o al committente. Come detto, il controllo può essere eseguito anche direttamente presso lo stabilimento del fornitore o presso la piattaforma logistica di transito dei materiali. Ancora una volta, i controlli possono essere eseguiti utilizzando attrezzature di Tech Eurolab o del committente o del fornitore. I criteri con i quali vengono scelte le metodologie di controllo ed il luogo dove effettuare il controllo stesso tengono sempre in considerazione i costi del servizio richiesto. Condividiamo con il cliente l'obiettivo di ridurre i costi senza ridurre i margini di sicurezza del controllo. In ogni momento il committente e Tech Eurolab possono intervenire sul processo modificando modalità e tempistiche di controllo in funzione delle mutate esigenze del processo stesso. Il servizio Pit Stop Materiali consente di adeguare sforzi ed investimenti al risultato atteso. I costi fissi derivanti dall'acquisizione di attrezzature, assunzione e formazione di personale vengono trasformati in costi variabili in funzione delle esigenze produttive. Si ottimizzano gli investimenti e, da non sottovalutare, l'opportunità di un costante confronto con i nostri specialisti. Ogni dubbio relativo a materiali e processi troverà risposta nei nostri tecnici. Inoltre, si eliminano i doppi controlli e si riducono le ridondanze organizzative e di investimento. Affidando i controlli ad un ente terzo, viene inoltre eliminata ogni possibile conflittualità con i fornitori in termini di giudizio di conformità o meno delle forniture. Abbiamo poi una univocità della responsabilità del processo di controllo ed una semplificazione delle procedure organizzative interne. Vi ringraziamo per la cortese attenzione e non esitate a contattarci per ogni esigenza.